Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo come di consueto la regia Ugo Moreno. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, E diamo il benvenuto all'ospite di questo pomeriggio, Pietro Orsatti. Buonasera Pietro. Pietro. Buonasera a tutti. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io Stavo sul pezzo, come si dice. passo subito la linea a Ugo per i saluti al network e poi torniamo in diretta con il nostro ospite Pietro Orsatti. Prego, Ugo. Grazie Antonella. Ormai da diverso tempo a questa parte Radio Science si avvale della collaborazione di diverse web radio che sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismon di Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio e le ultime tre che già da un po' ormai collaborano, che sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può seguire al sito al www.radiosaiuz.it, la chat è sempre aperta anche tramite la web TV e si può seguire anche in streaming sempre su Facebook. Anche lì la chat è aperta, mi raccomando, scrivete, scrivete, scrivete. E da un po' di tempo a questa parte abbiamo il media center di Radio Saiuz che lo si può raggiungere al www.saiuzmedia.it. Come login basta mettere ospite e al posto della password non si mette nulla e si può accedere a tutti i canali e i programmi che fanno parte di Radio Science, quindi anche i programmi persi o che comunque per qualche motivo non si è riusciti a seguire. Viene tutto caricato di sopra. Con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la linea. Grazie Ugo e torniamo qui nel nostro studio virtuale in compagnia di Pietro Orsatti, autore del libro Il bandito della guerra fredda, edito da Imprimatur e curatore della prima opera letteraria di Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com, quel terribile 92. Risalutiamo di Pietro, ben trovato ancora una volta. Allora Pietro, come sta andando la presentazione del tuo libro innanzitutto? Beh, ho ripreso dopo un periodo un po' di acciacchi perché sto diventando vecchio, quindi ho avuto un po' di acciacchi alla fine dell'estate. Ho ripreso, sta andando bene. Sono venuto a Bari a presentarlo sia davanti agli studenti che in una situazione più privata, diciamo. E poi andato in Friuli, comunque sta andando abbastanza bene, sta circolando. Soprattutto stanno nascendo molte curiosità fra gli addetti ai lavori e questa cosa qui è uno dei risultati che volevo ottenere in realtà. Vabbè, in effetti è un libro che consigliamo ai nostri ascoltatori naturalmente di leggere, in quanto riporta uno spaccato poco noto, poco conosciuto, e la memoria sappiamo quanto sia importante ravvivarla nel nostro paese che tendenzialmente la perde, insomma. E, Sì, dunque, Pietro, noi ci anche ritroviamo velocemente. molto rapidamente, sono due dati Sì. che ci confortano poco, ma sono di fatto, per cui c'è poco da discutere, insomma. Allora, Pietro, noi ci ritroviamo dopo un bel weekend di paura, si direbbe dalle tue parti, immagino. Perché? Perché ci Sì, me lo sono vissuto tutto, fra l'altro. Appunto. Ci sono state due tornate elettorali importanti che hanno attirato molto l'attenzione, quella in Sicilia, naturalmente, dove si andava ad eleggere il presidente di regione, e la spuntata alla fine c'è cioè, Nello Musumeci, il candidato del centrodestra, col 39,9% delle preferenze, insomma. Esatto. E, ci siamo poi ritrovati anche con le elezioni del decimo municipio di Roma, dove si è prefigurato, si è andato a configurare alla fine un ballottaggio che si terrà poi il 19 novembre, tra la candidata 5 Stelle Giuliana Di Pillo, che ha raccolto il 30 e il 21% dei voti, e Monica Picca, Fratelli d'Italia, con il 26,68%. C'è un dato poi, Pietro, che tu dovrai naturalmente analizzare, che è il 9,08% raccolto da Casa Pound, che è una cosa su cui forse si dovrebbe un pochettino riflettere. Comunque, ecco, Pietro, prima domanda: due territori geograficamente lontani, ma con tante, tante similitudini,
La storia della Sicilia ben la conosciamo tu, in modo particolare avendone scritto appunto, è il decimo municipio di Roma, commissariato per mafia 2 anni fa. Quindi geograficamente lontani, storicamente vicini. Questo dato di grandissima estensione, questa virata tutta a destra, per esempio, nel decimo municipio di Roma, è la vittoria del centrodestra di Musumeci. Che cosa ci ripropongono? Che immagine ci ridanno del paese e soprattutto degli elettori? I grandi assai. Che sono state riportate indietro le lancette dell'orologio di almeno 12 anni, questo è evidente, cioè nel senso che si è raggiunto l'incredibile e l'assurdo, cioè riuscire a far risuscitare Silvio Berlusconi e Forza Italia, cioè che era diciamo che dal 2011 pensavamo che fosse archiviata quell'esperienza politica e quella leadership politica. Per il resto, il dato inquietante è che ci troviamo in una situazione in cui la reazione di chi va a votare, perché bisogna poi parlare dell'astensionismo che sia a Ostia che in Sicilia, anche se c'è una lieve ripresa in Sicilia dalle scorse elezioni, cioè stiamo parlando dello 0,12 in più dalle scorse elezioni in Sicilia, quindi un minimo di recupero è stato fatto in termini di rientro di un po' di elettorato che si asteneva ormai cronicamente in Sicilia. Stiamo arrivando a una situazione in cui paradossalmente la reazione è quella di tornare al berlusconismo con una forte tendenza dell'estrema destra, cioè di un ingresso di una in qualche modo nuova verginità a movimenti che si rifanno direttamente al fascismo, cioè Casa Pound dice chiaramente che si rifà al fascismo, cioè non è che stiamo parlando di una situazione come potremmo definirla, tranquilla. Su Ostia è storicamente forte, quindi era prevedibile che ci fosse un risultato non così alto. Infatti, è stato Lì. questo il dato che ha un po', no, lasciato perplessi, che ci fosse una certa tendenza, si sa, insomma, non è un dato nuovo, ma No, comunque così. Ostia storicamente è di destra, cioè nel senso, anche se c'erano giunte di centrosinistra per vari anni, ci sono state giunte al municipio di centrosinistra, comunque era il feudo del Pecora, cioè non so se vi ricordate, cioè, stiamo parlando proprio della parte più a destra dell'MSI, e quindi c'è una tradizione, chiamiamola post-fascista, in quel territorio. Certo che un'organizzazione come Casa Pound, che ha fatto tutto un lavoro di attacco sistematico, cioè di criminalizzazione sistematica della presenza di immigrati a Ostia è molto elevata, ha portato a casa il risultato, cioè quest'estate c'è stata una campagna sull'immigrazione da parte di tutte le forze politiche, meno la sinistra, cioè sinistra ormai io, diciamo. Non considero il PD, insomma, cioè nell'annovero, cioè non lo metto nel pacchetto, cioè che è una forza ormai evidentemente centrista, ma lì la campagna ha avuto i risultati, è una campagna populista che punta tutta sulla paura e ovviamente su un territorio dove c'è una presenza visibile e anche strutturale, cioè nel senso che immaginate che lì era dove negli anni 70-80 c'erano i mercatini dei russi, dei profughi russi, polacchi, dall'est europeo, c'è sempre stata presenza dell'immigrazione. E in quella zona, alla fine, a insistere, criminalizzare, lanciare campagne allarmiste, fake news, eccetera, alla fine paga. La questione è che forse non ha pagato chi ha lanciato la campagna dell'odio, ha pagato chi ne ha sfruttato diciamo, il ritorno di questa campagna. Il dato siciliano è inquietante.
Stato siciliano è inquietante, ci sono dei segnali positivi, ma c'è un ritorno indietro impressionante. Cioè, non... cioè, al di là della vicenda di Cateno De Luca, il candidato UDC eletto e dopo neanche 48 ore arrestato, e quindi oltretutto inserito nella lista degli impresentabili presentata dalla Commissione Antimafia. È evidente che sono ripartiti chiari appetiti, chiari meccanismi clientelari, e che il centrodestra ha sfruttato anche lo svuotamento sulle forze tradizionali di opposizione causato da una forte presenza dei 5 Stelle. I 5 Stelle non raggiungono il risultato da nessuna parte, ma consentono la vincita del centrodestra. Questo è evidente in Sicilia ed è evidente, cioè i 5 Stelle dovevano in qualche modo recuperare l'astensionismo, non ci sono riusciti né in Sicilia né in... Basta vedere il dato sulla Ma Sicilia proprio fra... infatti in Sicilia c'è stato il 46-75% di votanti, mentre al decimo municipio di Roma il 36,15%. Cioè il vero Sì. assente alla fine, oltre alla sinistra, mi sembra che siano stati proprio gli elettori. Sì, ma nel senso che ormai non si sentono, da un lato non si sentono più rappresentati, dall'altro su Roma stanno lì a guardare che cosa succede. Ovviamente la questione Ostia, nonostante le sue dimensioni, in realtà il decimo municipio in termini di popolazione è pari quasi a Bologna, quindi cioè, stiamo parlando di una vera e propria città, addirittura con un centro, una periferia, zone produttive. Cioè, è realmente una città. Però su Roma stanno tutti a guardare che succede con la Raggi. Cioè, regge, non regge, cambia, finalmente si mette in moto qualche cosa, e quindi stanno lì a vedere. Pietro, scusami, ma l'impressione di magari qualcuno che forse, diciamo, le vede in maniera un po' diversa queste cose è che al posto della politica, diciamo che ha preso il sopravvento la non politica, nel senso che la concorrenza che si fa fra quelli che dovrebbero essere diciamo, i due contendenti è non a vincere o a migliorare rispetto all'altro, ma è affossare il lavoro dell'altro. Credo che questo sia per esempio una, io non faccio parte di nessuno di questi schieramenti, ma voglio dire, credo che le iniziative di un sindaco che voglia riprendere una politica dagli albori venga un po' spenta da altri contendenti che invece sono ormai localizzati su prospettive e idee, diciamo, ormai lontane. Sì, su Roma hanno un numero tale, hanno una maggioranza tale, i 5 Stelle, che potrebbero fare veramente la differenza. Il problema è che è immobilizzata su loro lotte interne, cioè nel senso su scandali, su difendere degli impresentabili tipo l'ex assessora all'ambiente o Marra. È una situazione surreale. Cioè, sembra quasi che in Campidoglio ci sia un distacco dalla realtà della città. Cioè, io ci sono tornato recentemente dopo un lungo periodo in cui ci passavo soltanto. Roma, cioè, è congelata esattamente come alla vigilia del voto, con una situazione poi chiaramente di degenerazione. Cioè, nel senso, se tu abbandoni la città, ormai si è arrivati al fai da te per la gestione minima. Cioè, ci sono i commercianti che puliscono le strade, che si organizzano con i migranti facendo la colletta per pagare i migranti per pulire le strade, ma sto parlando di strade commerciali di lusso in centro storico. Cioè, cadono gli alberi e rimangono 2 anni sui marciapiedi. L'emergenza acqua che poi rientra improvvisamente dopo uno scontro strumentale con la regione, e anche lì la regione ha avuto le sue responsabilità, cioè Zingaretti ha accolto la polemica e ha tentato di mettere comunque in difficoltà la Raggi, ma cioè non si parla della città, Ma si questo parla dei problemi interni dei quattro amici al bar della chat di Virginia Raggi. Cioè,
cioè, è surreale come situazione. Questo sia ormai un discorso che si può estendere sulla politica nazionale. Alla fine anche la stessa sinistra è impantanata sulle sue divisioni interne. Sì, il centro-sinistra sicuramente. Diciamo che c'è un segnale che viene dalla Sicilia, cioè dopo 11 anni, nonostante la peggiore legge elettorale che si sia mai vista, cioè di fatto si era superato largamente il quorum del 5%, perché si è arrivati al 6-1 a livello regionale, con la vecchia normativa sulla questione dei resti e sull'assegnazione dei seggi, la lista Fava avrebbe ottenuto 4 seggi. Con l'attuale legge elettorale ha faticato a prenderne uno, per una questione semplicissima, che veniva premiato chi presentava numerose liste su un candidato. E questa cosa qui ha praticamente spolpato il voto dei siciliani. Cioè, è una situazione surreale. Però il segnale è che qualcosa in Sicilia si sta svegliando. Lì dovrebbe anche coglierlo Cancellieri, mi sembra abbastanza intelligente il candidato dei 5 Stelle, di fare un lavoro non dell'attacco continuo a chiunque non appartenga ai 5 Stelle, ma per cercare di fare una posizione seria a un sistema politico clientelare, perché questo è. Lo dimostrano i fatti di cronaca giudiziaria di questa mattina, sì. A Messina, ma che in qualche maniera bisogna trovare un modo di cambiare, da un lato ripristinare regole del gioco che non siano costruite per premiare i soliti noti, e dall'altro fare opposizione seria a questo sistema di potere. La questione è la proiezione. Cioè, ma infatti il sistema uninominale, scusa Pietro, il sistema uninominale, l'attuale riforma del Rosatello, credo che favorisca proprio quello di cui parlavi prima, cioè i più conosciuti, quelli sul territorio che hanno più collegamenti, ed è quello che diciamo dovrebbe favorire anche a livello nazionale diciamo il voto ai soliti noti. Esattamente, e ritorna poi con questo strano proporzionale, mezzo proporzionale, terzo proporzionale, chiamiamolo come ci pare, cioè questo nominato camuffato da proporzionale, in realtà poi scattano il meccanismo più abietto del proporzionale, che è quello delle lotte interne alle varie liste sulle preferenze. Quindi che ognuno, guardate che per la prima volta io mi sono andato a spulciare tutti i dati, avendo seguito proprio il voto in Sicilia di come stava andando, per la prima volta si vede in una campagna elettorale dove è presente i 5 Stelle la lotta all'ultimo sangue fra i candidati dei 5 Stelle, con numeri di preferenze pari ai partiti tradizionali, sui vari candidati. Pietro, scusami, io colgo una impressione che non può essere naturalmente espressa in maniera aperta. Mi viene voglia di fare così con te, di condividere una valutazione. Una vittoria di qualsiasi partito possa essere, ma soprattutto quello della sinistra, del PD, di cui dicevi bene prima, rappresenta forse non più la sinistra, potrebbe essere deleteria allo stesso PD. Voglio dire, dopo una serie di danni, credo che si possa definire così, di problemi che hanno creato con la loro gestione politica, vincere le nuove elezioni potrebbe essere una grossa responsabilità per chiunque le vinca, anche perché deve recuperare tutti i danni che sono stati fatti. Chi si prende questa responsabilità secondo te? No, qualcuno prima o poi se la dovrà prendere, altrimenti veramente è meglio che ci arrivino i tedeschi e ci commissariano. Però la situazione è evidente, cioè nel senso il PD renziano in particolare ha fatto una scelta folle, quella di cercare di giocare su un campo di spregiudicatezza politica che non gli apparteneva.
nel senso, se tu fai un accordo con Verdini, cioè, Verdini gioca su 50 piani diversi, tu puoi essere Renzi, cioè, Renzi viene dalla tradizione democristiana fondamentalmente, cioè lui era democristiano, e Renzi ha pensato faccio il democristiano, soltanto che c'hai un partito che prima di tutto che non ti risponde completamente, quindi lui l'ha dovuto radere al suolo, cioè nel senso, cioè, il gruppo dirigente è stato tradizionale, cioè tutta la tradizione della parte di sinistra, ma anche di un'area di sinistra della tradizione cattolica, della democrazia cristiana, è stata spazzata via con la cosa della rottamazione generazionale. La questione è che se tu poi non hai una proposta se non quella di continuare a fare giochetti, cioè lui ha tentato un'alleanza con Berlusconi e Berlusconi l'ha messo in francese e lo ha fottuto sulla Sicilia. È evidente su questa cosa, cioè tu fai un accordo con Angelino Alfano e Angelino Alfano poi quando si va al voto dove Angelino Alfano conta, sì, e conta tanto in Sicilia, ve lo garantisco che non è che è una presenza, diciamo, infinitesimale come è a livello nazionale, l'UDC in Sicilia è forte, e lì ovviamente lui si candida con quello che sa che vincerà, o che comunque ha la prospettiva di vincere, non certo con Renzi. E ormai questi hanno ricompattato il centrodestra con oltretutto alcuni ingressi inquietanti che sono dell'ultradestra, che in qualche modo sono legate alla Meloni, ma in realtà la Meloni cerca di strumentalizzare, e non so fino a che punto riuscirà a farlo, quindi avrai un centrodestra molto destra, ma molto destra anche post-fascista, quindi con alcune caratteristiche che non sono certo, soprattutto sul livello sociale, etico e umanitario, perché noi siamo alla prima frontiera dell'Europa su uno dei fenomeni più gravi di questo, sicuramente di questo secolo, che sono dei flussi migratori, si prevedono nei prossimi anni flussi migratori sui 60-70 milioni dall'Africa, quindi di persone. E se tu lo affronti con la mitraglietta e con i blocchi navali e con campagne dell'odio, questa cosa non ne esce fuori, se non attraverso campagne populiste, uno smantellamento di tutto ciò che è stato fatto di decente, non di buono, di decente. Ma anche facendo una campagna, diciamo una campagna, perché qua credo che sia caduto il partito, facendo una campagna non di odio ma una campagna di amore, come si può gestire questo flusso che prevede questo movimento enorme, questa diaspora, e quindi poter contenere un continente che è 50 volte il nostro? Secondo te come si può risolvere? La questione è capire come gestirlo, sicuramente. La cosa è che l'Italia è il paese che si deve preoccupare di meno, cioè in realtà se voi andate a vedere i dati veri, il 98% dei migranti non si ferma in Italia, sanno perfettamente che in Italia non c'è lavoro, hanno reti di informazione ormai decennali, cioè questi non è che non hanno nessun contatto in Europa, ne hanno migliaia di contatti d'Europa che gli dicono guarda che se vai in Italia… se ti va bene vai a raccogliere le arance a Rosarno, ok? E quindi chiaramente puntano al nord Europa. La questione è avere una nazione, una politica di nazione all'interno dell'Unione Europea abbastanza forte e credibile per riuscire a trattare. Cioè, la cosa inquietante, cioè per me è abbastanza inquietante, è che in realtà l'Europa ha già scelto il suo candidato premier, e non è né Renzi né Berlusconi ovviamente, e tantomeno i 5 Stelle, ma è Minniti. Due settimane fa è uscito fuori un articolo, una pagina intera su Deutsche Zeitung, che si titolava L'uomo d'acciaio, e facevano l'elogio a Minniti. Gli fa comodo. Cioè, Minniti è uno che
per tutta la vita è stato una delle persone della sinistra più addentro ai sistemi di sicurezza, all'intelligence e alla militarizzazione e agli aspetti militari dell'Italia. Cioè, stiamo parlando di un, diciamo, di una figura che fa da ponte fra gli apparati dello Stato e la politica. Cioè, vogliamo avere questo tipo di scelta, cioè in cui gestiscono poi di fatto gli apparati la situazione, o vogliamo cercare di fare una politica? Cioè, la questione è che qui hanno smesso tutti di fare politica. Ecco, era esattamente quello che volevo chiederti, se forse questo dato di astensionismo così grave non si colleghi più che altro ad un'assenza della politica, cioè il cittadino non vede più l'azione del politico in maniera concreta, per cui vede città degradate, situazioni di reale emergenza sociale non risolte, cristallizzate ferme lì. Probabilmente questo è il messaggio che vogliono dare innanzitutto. Sì, questa, cioè, la questione è che il politico è quello che ti fa. Allora, ormai se noi analizziamo la Sicilia, il politico è quello che ti fa il favore, oppure che non determina nulla, oppure che il politico non ti rappresenta, cioè il messaggio dei 5 Stelle, noi non facciamo politica, noi non siamo politici. Come no? Se ti candidi a gestire la cosa pubblica, tu fai politica, se tu sei un Ma in movimento quella la sono tutta, politico. anche i comuni cittadini con le scelte quotidiane fanno politica, e che proprio ormai c'è un concetto, come devo dire, Degradato. degradato, ma soprattutto eccessivamente idealizzato. Cioè si ritiene che la politica possa essere fatta solo in un dato modo e da certe persone. Probabilmente è questo, come dire, questa capacità che ognuno di noi ha che si dovrebbe. Ma tutto questo è nei fatti falso, cioè nel senso che io faccio gli esempi a quello, cioè siamo veramente sul lato delle fake news anche qui. Vado a vedere, no? Cioè, io ho seguito le elezioni, mi sono seguito la lista 100 passi in particolare perché che ci fosse il figlio di Pippo Fava con la sua storia che rappresentava quel tipo di messaggio e che cercava di entrare non lui, ma una sinistra diffusa che c'è in Sicilia, che ha una lunga tradizione, che fa un'operazione di quel genere, che ci si mette alla faccia moltissime persone e tu vai a vedere poi i candidati, vai a vedere al di là di alcuni un po' trasformisti che ci sono stati, ci sono sempre, però quelli che sono stati i veri motori di quella lista, gente che fa politica da una vita. Casomai non si candida, casomai si è candidata, casomai è stata eletta 15 anni fa. Ci sono una marea di giovani, a me mi ha impressionato che c'era una marea di giovani. Ma secondo te può recuperare ancora la gestione Renzi con il progetto Ius Soli e fine vita? Ce la farà? No, secondo me, io ho l'impressione che l'unica sua possibilità, solo Ius Soli, cederà. È evidente che cederà. Cederà all'ultimo secondo in maniera tale che la legge non verrà promulgata. Ma perché così si lascia sempre una porta aperta su chi gli ha detto no. Ma la questione è che lui non ha mai guardato a sinistra. Mai. Il passaggio Lui di ha queste guardato. due leggi, scusa Pietro, prego, prego. No, dicevo, il passaggio di queste due leggi, diciamo strategicamente, la prima, quella del fine, l'altra, seconda, è stata, diciamo, ha superato lo scoglio della commissione perché si è dimessa la relatrice, no? E quindi d'emblée Esattamente. appare in Senato, quindi sarà discussa. Posso L'altra dire, invece. perché i tempi non ci Mi sente, sono, nel l'onorevole senso Sarti? che è I tempi. evidente che entro dicembre cade il governo. Pronto? Mi sente? Cioè, nel senso che ormai non tiene più niente, cioè, con i numeri che sono, cioè, Sente l'altro audio?
Il PD ha preso praticamente lo stesso numero di voti dell'altra ok, adesso volta, ma dovrebbe aveva essere ancora risolto. la possibilità di tenere in piedi una coalizione. Buonasera, sono Ugo di Radio Saiuz, la chiamo per la Ormai è trasmissione evidente che loro Spazio non hanno Aperto. più i traini, cioè il Nord Italia glielo teneva in piedi tutta l'area che sta con l'MDP adesso, in termini elettorali. Cioè, sto parlando di Toscana, sto parlando di Emilia, di Marche, di Umbria, cioè sto parlando delle cosiddette regioni La rosse. trasmissione dura ancora un'altra Hai fatto fuori mezz'oretta. tutti quelli che erano, Quindi in qualche modo, davano. indicano la struttura. È in diretta Quindi adesso. dovrebbe Sì, essere il candidato, esattamente. scusami Pietro, il candidato quindi proprio per questo motivo dovrebbe essere il presidente Grasso. Il candidato, diciamo, concorrente Bravissimo. di Quella è Minniti. un'ipotesi. Ipotesi. Un'ipotesi che potrebbe unificare è Salve. quella di ripresentare Prodi, lo dico proprio brutalmente. Ci ha No, provato Pisapia, perché l'operazione di Pisapia era quella, ha preso schiaffi a destra e a sinistra, e ovviamente si è tirato indietro. Cioè, che fai? Adesso ricicci fuori Prodi? non è proponibile. Non regge, cioè, sì, potrebbe essere Grasso, però Grasso già. I renziani lo vedono come Belzebù. Diciamo che non è uno che abbia un consenso elettorale suo, non è persona mediatrice, cioè nel senso che lui è sempre andato abbastanza scontro da quando è stato eletto, cioè nel senso non è che è stato uno che ha tirato indietro il piede. E però si è Lo dimesso vedo. dopo l'approvazione, non si è dimesso prima. Prima ha fatto approvare la legge. Sì, però adesso, cioè Grasso alla fine, con un PD fatto esclusivamente, il gruppo dirigente ormai sono solo esclusivamente renziani, al di là di Franceschini che è un renziano mobile, però poi bisogna capire dove si riposiziona, però lì la questione è che è evidente che non lo candideranno mai, c'è gente che gli ha tirato fuori delle cose, cioè gli hanno dato del Celestino Quinto, del traditore, eccetera. Che fa? Si candida dopo un mese, si candida con della gente che gli avrebbe dato fuoco? Cioè, io non credo, cioè, poi può succedere di tutto in politica, però non credo che questa. Cioè, io dopo. Abbastanza per scontato che ci abbiamo davanti un altro giro di danza di Silvio Berlusconi. Senti Lo do Pietro, abbastanza scontato. rispetto invece al ballottaggio che ci sarà il 19 novembre, che idea ti sei fatto? Ma lì può succedere di tutto. Non credo che i 5 Stelle riusciranno, cioè non hanno la capacità organizzativa di andare a fare un recupero, cioè è stato evidente che loro non hanno recuperato l'estensionismo. Ti do un dato: se tu vai a vedere il voto di lista, cioè il numero della lista 5 Stelle in Sicilia e il numero dei voti che invece ha preso Cancellieri perché c'era la cosa disgiunta, c'è una differenza di 4 punti di percentuale. E questo ti dà chiaramente un segno che c'era gente che votava Forza Italia, PD, eccetera, eccetera, poi non si sentiva rappresentato dalla cosa e quindi andava di protesta su Cancellieri. Però poi, sui fatti, cioè sugli uomini, si è mossa tradizionalmente. E poi non c'è stato il recupero dell'astensionismo. E questo è il dato di fatto, cioè nel senso che questo loro tentativo di recuperare, dichiarato fra l'altro negli anni, di recuperare l'affezione al voto da parte degli italiani, in realtà la gente non si fida. Cioè, l'unico sindaco che avevano, che ha fatto delle cose concrete, l'hanno buttato fuori, che è Pizzarotti. La gente non è, cioè, gli italiani, poi oltretutto, sulle cose locali sono molto pratici e quindi capiscono. Capiscono com'è la situazione. Certamente, Ecco, ma a livello nazionale, diciamo, le prossime politiche,
Io penso che la Sicilia possa essere vista come una regione a parte del suo statuto speciale, ma con delle particolari caratteristiche. Ma voglio dire, a livello nazionale, può essere che i grillini abbiano la possibilità anche di prendersi la vittoria, o perlomeno avvicinarsi al 40%. Dopo lo schiaffone che ha preso Di Maio qui in Sicilia, no, insomma, cioè, proprio penso, la vedo molto difficile. O fanno i salti mortali, ma in 4 mesi non recuperi una situazione che è evidentemente. C'è un dato, adesso ti do un altro dato: c'è un sacco di gente che diceva di aver votato, quando ci sono stati gli exit poll in Sicilia, che diceva di aver votato altri e non i partiti tradizionali, cioè il centrodestra. Perché tu dichiari sì, a me stanno simpatici 5 Stelle, ma poi voto Masumeci. Cioè, l'italiano è spaventato. Chi va a votare sa chi andare a votare. In Italia il voto strutturalmente è sempre stato, non ti dico controllato, ma comunque guidato, monitorato, studiato con attenzione e oltretutto con le caratteristiche ormai genetiche del clientelismo in questo paese, i blocchi soprattutto sulle preferenze, cioè su chi poi va a passare, sono assolutamente quasi militari, e quindi la vedo molto difficile, cioè hai la capacità di trasformarti eccetera, ma il primo messaggio che fai, hai preso uno schiaffone grosso come una casa. Chiami Renzi 2 giorni prima dicendogli facciamolo il confronto televisivo. Appena vedi che non ci sono quei numeri, ti tiri indietro. Hai fatto anche una figura meschina. Nel senso, la gente ha capito. La Ma gente ha capito. scusami Pietro, ma Di Maio ha rifiutato l'incontro perché credo che non sia sbagliato ritenere non più interlocutore valido Renzi per la competizione da Premier. Cioè non è Sì, sbagliato ma anche lui quello. ha perso e quindi anche Sì, lui ma non è credibile. lui non so se ha perso, perché voglio dire, arrivare secondi, loro sono freschi di competizione, non hanno una datazione come i partiti vecchi, ma voglio dire, avere un secondo posto in una regione che notoriamente, come dicevi prima, ha un voto estremamente controllato, credo che non sia un brutto risultato. E d'altra parte lui Non è credo possa assolutamente continuare a competere. un brutto. Non è assolutamente un brutto risultato, è che non riesci a fare quello che dovevi fare. C'è un sacco di gente che si è spostata sia di destra che di centrodestra che di centrosinistra, perché diciamo che dentro i 5 Stelle c'è di tutto, e prima o poi questa contraddizione imploderà nei fatti. Già in qualche maniera su Roma è evidente che è implosa, ma lì la questione è, per loro è che tu avevi puntato su quella cosa, ci hai puntato tutto. I sondaggi ti dicevano che c'avevano delle buone possibilità, e ce l'avevano delle buone possibilità, ma in realtà ce l'aveva solo i cancellieri. Perché se tu vai a vedere i voti e i seggi assegnati, cioè, loro non hanno fatto il pieno. L'unico che ha fatto il pieno è il centrodestra. Punto. Sì. Allora, sì, Ugo, abbiamo già sentito. Scusa Pietro, diamo il benvenuto all'ospite, all'altro ospite che aspettavamo per questo pomeriggio. Possiamo farlo, benissimo. Allora, diamo il benvenuto all'onorevole Giulia Sarti. Buonasera. Buonasera, onorevole. Buonasera, buonasera a Buonasera. tutti. Bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che è impegnata, quindi non avrà moltissimo tempo da poterci dedicare. E noi siamo in collegamento anche con Pietro Orsatti, autore del libro Il bandito della guerra fredda, e stavamo commentando appunto le ultime tornate, le ultime votazioni. Il dato registrato dalla Sicilia è quello nel decimo comune di Roma. E anzitutto parlavamo appunto del grande astensionismo che c'è stato. Non si è riusciti, come si stava dicendo poc'anzi con Pietro Orsatti, diciamo, a raccogliere quella ampia fascia.
Qual è la sua impressione a riguardo? Che cosa ci riporta questo dato così elevato di astensionisti? Di sicuro che questo è il dato più importante e sconcertante, e quindi sarebbe positivo e bello se per una volta si parlasse seriamente del problema dell'astensionismo in Italia e non si liquidasse come spesso si fa, perché io lo sottoscrivo e mi prendo la responsabilità totale di ciò che dico. I partiti fino ad oggi hanno voluto, secondo me, e anche cercato di non preoccuparsi del forte astensionismo, perché meno persone vanno a votare e meglio si raccolgono, fra virgolette, anche i voti legati al clientelismo e a quei personaggi che purtroppo, come abbiamo visto in Sicilia, hanno avuto, nonostante le condanne in primo grado e le misure cautelari o le misure di prevenzione applicate, la possibilità di presentarsi comunque e di garantirsi in qualche caso anche l'elezione. Quindi, per evitare che questo succeda anche con le elezioni politiche, è sull'astensionismo che noi come Movimento 5 Stelle ci proponiamo di lavorare. Questa è stata la prima dichiarazione che abbiamo voluto fare anche con il mio collega Luigi Di Maio e con il nostro Giancarlo Cancelleri, che si era presentato in Sicilia, perché l'indifferenza è il vero nemico da sconfiggere oggi. Quindi provare e cercare in tutti i modi di a far appassionare di nuovo le persone alla politica, almeno per quanto riguarda il voto. Noi chiediamo ancora di più la partecipazione e quindi vorremmo che ci fossero degli strumenti di partecipazione maggiore dei cittadini. Di questo si tratta quando si parla di democrazia diretta, cioè dare fin dal consiglio comunale, dal comune, sia fin da questo, fin dal territorio, fino alle sue espressioni maggiori, cioè i referendum abrogativi che dovrebbero diventare anche propositivi e consultivi a livello nazionale, trovare delle forme per far partecipare di più le persone, farle sentire maggiormente consapevoli di quella che è la vita pubblica. E la sfida quindi è proprio questa, e condivido pienamente i ragionamenti che avete fatto fino adesso. Cioè, si tratta davvero di mettere la politica nelle condizioni di poter arrivare a tutti i cittadini schifati da quello che hanno visto fino ad oggi. Noi ci proveremo, ci stiamo già provando e continueremo su questo, non a darci addosso, fra virgolette, o a parlare solo dei difetti degli altri e a proporre delle tematiche, ma anche e soprattutto a dare l'esempio, perché è questo che manca. Io penso che se tante persone oggi non vanno a votare più è perché considerano inutile il loro contributo. E allora questo è ciò che bisogna smontare, far sentire le persone importanti, importanti perché il loro voto conta e conta tantissimo nel momento in cui scelgono e non si rendono passive. Vi aspettavate di più da queste votazioni, intendo proprio come raccolta di consensi? Risultato? Sì. Avevate aspettative diverse o era esattamente quello che È aspettavate, questo chiaro genere di cose? che e qui insomma ci tengo a dirlo, la speranza di poter davvero vincere in Sicilia c'è sempre stata, altrimenti non ci saremmo impegnati così tanto. Non c'è stata soltanto la campagna elettorale dei candidati al Consiglio regionale, all'ARS, all'Assemblea regionale siciliana, c'è stato anche il contributo di tanti consiglieri comunali, regionali, noi parlamentari di tutta Italia, parlamentari europei, che si sono recati in Sicilia in questi mesi e quasi ogni weekend, girando davvero non solo le piazze, ma le aziende agricole, le imprese, i mercati, le uscite dalla messa di domenica mattina. Qualsiasi contesto era bello e utile per parlare con le persone, per spiegare i programmi per la Sicilia. Quindi sì, ci aspettavamo qualcosa di più, ma siamo comunque molto contenti perché la lista del Movimento 5 Stelle ha raggiunto dei risultati incredibili, e con la dedizione e l'impegno delle persone che si sono prodigate per questo, doppiato Forza Italia, doppiato
tutti i partiti che oggi vengono considerati, anche il partito che oggi governa questo paese, con la corsaglia di liste che gravitano intorno al Partito Democratico. Quindi il risultato è comunque un risultato storico. Detto questo, però non basta, e quindi il primo passo è non fermarsi, insomma, e non, di sicuro non sedersi essendo felici del risultato ottenuto, punto e basta. Quindi c'è ancora da lavorare tanto e continueremo a farlo. E sul decimo municipio di Roma? Preoccupante. Anche lì adesso tantissimo. Si figura il ballottaggio. C'è il ballottaggio, ci sarà il ballottaggio, e Giuliana Di Pillo, la nostra candidata a Ostia, ha fatto fino ad ora un immenso lavoro anche di coordinamento, lo voglio dire, con il prefetto Vulpiani, che è, insomma, il commissario che ha dovuto, insieme ad altri tecnici, gestire la tremenda situazione di Ostia, sciolta per mafia. Quindi il fatto che ci sia stata questo risultato di Casa Pound, che in qualche modo purtroppo ha contato, e che ci sia stata addirittura la presenza degli Spada fuori dai seggi, e questa influenza molto forte che io ho continuato a vedere da parte delle famiglie mafiose di Ostia, perché si può dire che sono famiglie tranquillamente possono ascriversi all'ambito delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, gli Spada e i Fasciani, e quindi il fatto che ci sia ancora questa influenza così forte è un dato da non archiviare innanzitutto, e bisogna lì sì lavorare tantissimo per il ripristino della legalità. Penso che il commissariamento, insomma, abbia sicuramente dato un forte contributo, ma non è abbastanza, è la politica che deve impegnarsi su questo fronte, e noi ne abbiamo fatto sicuramente una priorità, un dato di priorità. Speriamo davvero di poter arrivare a vincere il ballottaggio con la candidata del centrodestra, e quindi felice anche qui del risultato, ma non ci sediamo di sicuro, insomma, in queste giornate saremo tutti impegnati a Ostia per continuare a far capire alle persone quanto è importante andare a votare anche al ballottaggio, perché ricordiamolo, anche lì un astensionismo fortissimo ad Ostia, e quindi è un dato veramente preoccupante. Ecco, onorevole, una domanda, visto che lei ha fatto riferimento al sistema mafioso, una domanda che ci si pone è questa: la sindaca di Roma credo che sia in difficoltà nel temporeggiare, soprattutto per una gestione che non è solo della capitale, ma è una gestione malavitosa. Nell'ipotesi che il vostro partito riesca a vincere le votazioni, dovrete scuotere una pax con il sistema malavitoso che fino ad ora riesce a regnare, perché ci sono i referenti di sempre. Voi come credete di affrontare questa situazione alla luce di una situazione, quella romana, che è una situazione politica, diciamo, di attesa, ma anche di riscontri che stiamo aspettando, insomma? Il problema non va affrontato soltanto a livello territoriale, lo sappiamo. A Ostia da soli non si potrà fare molto, quindi ci vorrà un coordinamento costante con le forze dell'ordine, con la prefettura e con la magistratura, ed è questo il dialogo più importante che si cercherà di avviare. Contestualmente un lavoro di prevenzione massiccio, ma poi la verità è che bisognerà continuare a spingere a livello nazionale. Io penso tantissimo alla prevenzione, quindi ad esempio il fatto di varare delle norme che riescano in qualche modo a contrastare sia il fenomeno della prescrizione dei processi, che è un cancro che abbiamo, sull'efficientamento della giustizia, che vorrà dire tantissimo, e sia norme molto più adeguate rispetto al codice antimafia varato sulla gestione dei beni confiscati e dei sequestrati, e sia norme che riguardano poi il whistleblowing, quindi il fatto di far capire alle persone che denunciare è cosa buona e giusta, e non è soltanto un diritto, è un dovere, il fatto di andare dall'autorità giudiziaria a denunciare ed essere tutelati nel momento in cui si fanno determinate denunce.
Questo è un fronte che va fatto, secondo me, capire anche agli abitanti di Ostia, che non devono continuare a soccombere, ma devono potersi fidare della nuova amministrazione di Ostia che verrà. E quindi stare vicino ai cittadini vorrà dire innanzitutto questo, al di là appunto delle leggi, dei protocolli di legalità e dei vari dialoghi con le forze preposte. E con la cittadinanza va fatto proprio un discorso diverso, e quindi cercare di essere un tutt'uno sul fronte della legalità, il che, come le dicevo, non è affatto semplice, e non è un discorso che riguarda solo Ostia. Noi lo stiamo vedendo con la gestione di Roma e con la penetrazione sempre più preponderante delle relazioni esterne che le mafie hanno, e quindi che le vogliamo chiamare mafie o altro, insomma, non mi interessa, al di là delle sentenze. Il fatto che Buzzi e Carminati potessero avvalersi del contributo di imprenditori, tecnici comunali, dirigenti all'interno dell'amministrazione, commercialisti, avvocati, eccetera, tutti professionisti, banchieri e persone in grado di fornire la loro professionalità non al servizio del bene ma al servizio del malaffare. E questo è il legame da spezzare, tralasciando insomma la cosa più importante, cioè i rapporti tra mafia e politica, che è sicuramente il fronte su cui noi ci siamo sempre battuti dall'inizio. Però sono queste le relazioni esterne da combattere, e per farlo bisogna anzitutto conoscere le situazioni. La relazione della Commissione d'accesso di Roma, che nelle sue 1000+ pagine aveva evidenziato molto bene tutti i settori in cui Mafia Capitale era riuscita ad inserirsi, quello è stato è sicuramente un punto di partenza importante, oltre alla conoscenza storica di quello che sono state le influenze delle mafie e delle famiglie a Roma. Oltre, come le dicevo, a questo, la partita è tutta qui: spezzare i legami con le relazioni dei professionisti e della politica che questi hanno sempre avuto. La mafia da sola non va da nessuna parte. Se è così forte è perché gli si è permesso di arrivare e di penetrare tutti i settori della nostra società. Ma infatti, onorevole, diciamo, spezzare questo legame è come se ci fosse un terreno di coltura. Voi dovreste avere il compito di smontare questo sistema con persone preparate e attuare una vera e propria rivoluzione. È quello che il compito credo che vi spetterà se andrete a governare, perché altrimenti si ripeterà lo stesso motivo che fino ad ora si è riprodotto, cioè silenzio e assecondare le situazioni che si perpetrano da anni. Siete preparati? Avrete la possibilità di prepararvi per questo? È un compito molto difficile. E noi abbiamo un cancro, siete pronti a toglierlo, a rimuoverlo? Non solo le rispondo di sì, ma le dico anche che noi in questi mesi abbiamo lavorato tantissimo sul programma che presenteremo quando, semmai, avremo appunto la possibilità di governare questo paese. Intanto ci prepariamo sicuramente a parlarne con gli elettori, ma il programma che verrà presentato non sarà semplicemente un dialogo con i cittadini, ma sarà anche un appello, ed è questo che faremo come commissione, componenti della Commissione Giustizia e Commissione Antimafia, a tutte quelle persone, e ce ne sono tante in questo paese, molto più esperte ovviamente di noi e che su queste tematiche si battono con forza, dai giornalisti di inchiesta alle associazioni, ai magistrati, agli avvocati e a tutte le persone della società civile che vorranno dare un contributo. Noi è con queste persone che parleremo, e stiamo già dialogando in questi anni, perché tantissime delle nostre proposte sono il frutto già oggi del percorso avviato di condivisione con questi settori sani della società civile. È per questo che le dico sì, e partiremo da questo, perché noi dobbiamo stare molto attenti appunto al cancro che vediamo oggi nelle sue proliferazioni. Ma la cosa importante è anche, e io non lo voglio, cerco sempre di ribadirlo, è anche quello di conoscere il passato. Questo cosa significa? Che finché non si capisce che le trattative del passato sono
sono, la, il, come dire, sono state un po' la madre di quello che vediamo oggi, cioè le conseguenze noi le stiamo vedendo oggi delle schifezze compiute durante le stragi del 92-93 e ancora prima con le altre stragi. E su questi temi, finché non si arriverà ad una pretesa di verità incessante e una, come dire, una forte valutazione del lavoro della magistratura che ha lavorato fino a questo momento e sta continuando a lavorare, finché non ci sarà una presa di posizione forte da parte dello Stato, non si arriverà a nulla, perché noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sul contrastare l'Ndrangheta oggi, che è diventata una delle più importanti organizzazioni criminali a livello mondiale, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo su Cosa Nostra, che ancora sta facendo notare come il suo potere è molto forte, però tutti questi discorsi sulle mafie di oggi, la commissione con i vari settori della società, ancora di più aggiungo il rapporto con la massoneria che c'è sempre stato e che oggi stiamo continuando ad indagare, e non valgono nulla se finalmente non si arriverà a pretendere la verità su quello che è successo 25 anni fa. Io questo penso che sia un punto fermo che, come se arriveremo al governo, insomma, cercheremo in tutti i modi di attuare. La conoscenza da parte dei cittadini, il fatto che certi capitoli della nostra storia possano essere finalmente messi alla conoscenza delle persone. Un bel lavoro è stato fatto in Commissione Antimafia in questa legislatura, tante notizie, anche io personalmente le ho apprese lavorando e leggendo i documenti che abbiamo nel nostro archivio, ma non basta, è come essere ad un punto fermo. Nel 2009 abbiamo visto che con le dichiarazioni grazie alle dichiarazioni di Spatuzza o di Massimo Ciancimino c'era un movimento, c'era stato comunque di nuovo un avvio di ricerca della verità importante. Oggi vediamo che, insomma, il fatto che Berlusconi e Dell'Utri siano indagati come mandanti esterni delle stragi del 92-93 è notizia che quasi non viene nemmeno capita. Ci sono le dichiarazioni di Graviano che sono note da 3 mesi, perché a giugno sono state depositate al processo trattativa Stato-mafia, le sue conversazioni con Adinolfi in carcere, intercettate dalla magistratura, sono note da mesi e non c'è stata una parola da parte di nessuno. E quindi su questi temi secondo me bisognerà continuare ad interrogarsi, e il fatto che ci sia Forza Italia oggi ancora così forte, perché ricordiamolo che il nostro vero avversario come Movimento 5 Stelle purtroppo saranno le forze di centrodestra, e noi su queste cose poneremo l'accento. Ieri sera, guardate, ho avuto un piccolo confronto con la Stefania Prestigiacomo, la quale diceva il ragionamento sugli impresentabili non paga elettoralmente. Chi se ne frega, scusate se sono così schietta, del ritorno elettorale? Cioè, ci sono capitoli di questo paese che devono essere raccontati e spiegati e che vanno sicuramente al di là del consenso. Ecco, la nostra non sarà un'azione volta all'ottenimento del consenso, ma volta al benessere, al ripristino della legalità in questo paese. Questa è l'azione. La speranza, certo. Perlomeno, ci proveremo, poi certo. Felici di accogliere tutti i consigli e le critiche che vorranno darci le persone più esperte, ecco. Bene, grazie a Giulia Sarti per essere stata con noi questo pomeriggio, seppur con mille impegni, buon lavoro. Buon lavoro, onorevole. Grazie davvero a voi e buon lavoro, e a presto, a risentirci presto, quando vorrete. Grazie. Arrivederci. Allora, torniamo qui nel nostro studio virtuale, sempre con Pietro Orsatti. Pietro? Sì, sono qui. Mi sarebbe piaciuto interloquire su Ostia, perché ci sono delle cose che... Organizziamo un'altra situazione. Esatto, perché lei dice che bisogna fare un certo tipo di lavoro, bisogna affrontare una serie di situazioni. Io mi ricordo perfettamente, fra l'altro sono stato querelato da Fronge e Stefano su questo, di riunioni durante la campagna elettorale con quelli che loro hanno definito su pagine Facebook eccetera gli imprenditori onesti di Ostia, che erano i balneari. I balneari sono storicamente a Ostia una delle categorie commerciali e imprenditoriali più permeabili da parte del, infatti ci sta il presidente dei balneari che è stato arrestato e tutta una serie di cose. Quindi, cioè, nel senso che
sì, le macrostrutture, sì, i grandi, ci lavoro sopra da anni, però lì la questione è che cioè, quando tu c'hai qualcuno che ha lavorato con il RAS dei rifiuti e te lo metti come assessore all'ambiente da un lato, a Ostia vai a parlare, a fare le riunioni e fai pubblicità agli incontri con i balneari durante la campagna elettorale perché ti interessano quei voti, a quel punto cioè, si può dire quello che vuole, cioè, se vogliamo fare opposizione e cambiare le cose, cioè tirare fuori le questioni e tentare di isolare isolare, forse, cioè, se, cioè, io sono contentissimo, la Sarti l'ho seguita, ha lavorato benissimo in Commissione Antimafia, sì. Benissimo, sì. E quindi tanto di cappello, cioè, ha fatto un gran lavoro, oltretutto c'è cioè, primo mandato in quella precipitata all'interno della struttura, non è semplice, immagino, però detto questo c'è cioè, contemporaneamente un'altra questione, cioè, nel senso, sui territori… Era questa la cosa sui di apertura di trasmissione, no? Perché esatto, questi due territori lontani geograficamente hanno invece tanti tanti punti in comune da un punto di vista prettamente sociale, no? Prima fra tutte l'infiltrazione. Ora, una risposta di astensionismo così alto non è forse una richiesta da parte dei cittadini di cominciare a mettere mano in maniera seria su questa faccenda? Cioè, va bene, ormai la patologia l'abbiamo capita, adesso c'è qualcuno… Sì, 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 la questione è che cioè, ci sarebbe da prendere tutta la parte definibile in termini… cioè, si sono provate nei decenni, per 70 anni di Repubblica, cioè il prossimo anno si festeggia il 70° anno dell'approvazione della Costituzione. Cioè per 70 anni si sono tentati di fare delle alleanze fra destra, sinistra, centro per cercare di mettere, ma poi dopo le logiche elettorali, le logiche hanno sempre portato a risultati parziali, chiamiamoli parziali. La questione è che se c'è una forza, cioè io sono, cioè, lo dico chiaramente, se fossi un elettore a Ostia in questo momento, nonostante la mia avversione, perché lo dico chiaramente, cioè nel senso, per me la vittoria della Raggi in questo modo e con questi risultati è un disastro per la città, questa è la mia valutazione, ma anche proprio in termini criminali, visto che io ho lavorato e parlavo di Carminati anni prima, cioè del sistema di potere di Carminati e di Buzzi, anni prima che lo arrestassero. Roca Bruce, infatti, è stato un libro dedicato proprio a questo. Esatto, cioè, ci ho fatto due libri sopra e ho scritto centinaia di articoli su quel sistema di potere. Però lì la questione è che non è che tu ti puoi scegliere quelli che ti dicono sì, sì, va bene. Cioè, c'è una storia, lei dice bisogna recuperare la storia, ma se hai, cioè, detto proprio come lo dicono loro, se hai mandato a fare in culo tutti per anni… Non è che cioè, devi fare un passo di umiltà, perché la gente continua a fare il proprio lavoro, la gente, cioè, e parlo sia di altre forze politiche, sia dei giornalisti, sia dei magistrati, sia di quelli. Ma se tu li hai mandati a fare in culo continuamente, tentando di delegittimarli perché li vedevi come un avversario politico per la tua ascesa fulminante, a quel punto c'è una resistenza. Cioè il passo di umiltà va fatto sulla questione, io sto parlando della questione mafia in Italia, certo. Mafia in Italia, perché Pietro, siamo assunti. Scusami tanto, ma la bella conversazione mi ha distratta, mi rendo conto che sono le 19.36 e che con noi c'è Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo! Ciao Massimo! Benedetto, che sta ascoltato tantissimo, ancora non è intervenuto. Buonasera a tutti e anche agli ascoltatori della regia di Treviso, Rosario, Modena con Ugo Moreno. No, io volentieri vi ascolto assolutamente, ci mancherebbe altro. No, mi sono resa conto solo adesso dell'ora e forse dovevo passarti la linea per gli aggiornamenti. Beh, faccio molto presto, se volete lo faccio insieme a voi, anche al vostro ospite, ci impiego un secondo.
Certo, prego. Non c'è problema. Allora, sono le anticipazioni del notiziario che andrà in onda alle 45, Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Dunque, parleremo degli eventi di novembre e dicembre della nostra comunità degli italiani che vive in Istria, nella vicina regione dell'Istria. Potremmo dire una regione veneziana, perché era territorio della Serenissima, ecco, non dimentichiamoci questo. Dunque, a seguire Fiume, tavola rotonda sul bilinguismo in città, poi ancora Italia e Slovenia, seminari per docenti della comunità nazionale italiana. Andiamo a Valle, festeggiati i 70 anni della comunità italiana, e poi abbiamo dei flash da Abbazia, Buie, Capodistria e Dignano. Questo ed altro ancora alle 45 su Istria Oggi, notiziario in collaborazione con la Unione Italiana di Fiume. Prego Antonella. Grazie Massimo e scusami davvero per il ritardo. Allora Pietro, torniamo a noi. Volevi forse concludere quello che io brutalmente ho rotto. Se mi organizzate un confronto con la Sarti, ben volentieri, posso anche indicarvi altri interlocutori, cioè nel senso che su Ostia c'è parecchio da dire, ci sono dei passaggi molto poco chiari che sono avvenuti durante la campagna elettorale dei 5 Stelle anni fa, molto poco chiari. Ma e questa cosa qui è proprio su Ostia. Vabbè, e quindi sì, io sono disponibilissimo a fare la cosa, perché cioè, la vittoria di Casa Pound, lo dico molto chiaramente, è la responsabilità totale dei 5 Stelle. Ma è totale. Un dato che si ripete da qualche tempo oramai. Ma, se tu ti porti gli imprenditori che puzzano, cioè che a braccetto durante la campagna elettorale, e dici che sono gli imprenditori, gli unici imprenditori puliti su quel territorio, mentre c'è commissariamento per mafia, ci sono le inchieste giudiziarie che li portano dentro, eccetera. Cioè, di che cosa parliamo? Ma questo ormai è ovvio che la gente non ti vota, e visto che non c'è una proposta concreta, non vota nessuno. È ovvio che ci sta il 36% di voti a Ostia. Ma è inevitabile, poi dopo ci si spaventa dell'astensionismo, ti credo che ci si spaventa dell'astensionismo, se tu ti porti e difendi per 3 mesi un impresentabile assessore all'ambiente implicata con il sistema di Cerroni, che significa errasse da 40 anni dei rifiuti con una sospensione per mafia delle imprese, ok? Perché è una sospensiva per mafia, non per evasione fiscale, per mafia, allora a quel punto io mi pongo il problema di dire, cioè i mafiosi te li scegli di volta in volta secondo la convenienza elettorale, e allora che differenza c'è con l'UDC? Questo la metto proprio secca, cioè se mi vogliono querelare mi querelino, ma a questo punto c'è questa la cosa, cioè c'è una discriminante, la discriminante è con chi vai a cena, se tu vai a cena con... Sì, ho inteso perfettamente il tuo discorso, ma temo che sia un problema. Poi la Sarti è bravissima, forse non sa esattamente cosa hanno fatto i romani, è stata brava in commissione, eccetera, ha fatto un ottimo lavoro e anche altri commissari dei 5 Stelle, però detto questo... È un problema molto più ampio, Pietro, purtroppo è un problema, temo, proprio a livello nazionale. Comunque non mancherà occasione per parlarne. Io purtroppo devo dire che sono le 19:41, sì. In ritardo. Grazie dello spazio. Secchie. Grazie a te, Pietro. Pietro, buon lavoro. Naturalmente. Grazie a voi. A presto. E io passo la linea alla regia salutando tutti voi ascoltatori e ringraziandovi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento alle 22. Vi dico sin da questo momento che faremo una breve rassegna di antimafia2000.com della testata giornalistica assieme alla quale l'Osservatorio Antimafia collabora, e poi daremo spazio ad una intervista realizzata proprio da Pietro Orsatti. Quindi seguiteci alle 22, vi auguriamo una buona cena e un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Ciao Massimo.